Ciao, sono Walking Nose e questa è la storia di come siamo andati da Kyoto a Tokyo a piedi. Forse è meglio dire che questo è l'ultimo capitolo, quindi facciamo un brevissimo recap. Siamo partiti da Kyoto dopo i primi 130 km di asfalto, attraversando paesini che sembravano usciti dalla versione suburbana della principessa Mononoke, e siamo così entrati nelle Alpi giapponesi. Abbiamo attraversato le antiche città di posta dove i viandanti si riposavano lungo questa antichissima via commerciale e abbiamo messo alla prova la nostra relazione come mai prima d'ora, affrontando sanguisughe, alluvioni sventate, la paura degli orsi, onsen di dubbia natura e infine la muffa giapponese sulla nostra tenda. Ed ora eccoci qua per quest'ultimo capitolo del nostro cammino, che però a ripensarci sembra un viaggio completamente nuovo. Se quindi volete venire con noi a scoprire quanto possono essere antipatici i proprietari di un camping giapponese, gentile un peruviano e strana una notte in un sexy shop giapponese, allacciate le cinture perché stiamo per arrivare a Tokyo a piedi. Incredibile, due incontri di persone che stanno facendo il Nakasendo dopo due settimane che non incontriamo nessuno che lo sta facendo, una è dietro l'altra. La sorpresa è questa qui. Cosa sarà questa sorpresa? È che vediamo per la prima volta il Monte Fuji in lontananza. Con un filo di fantasia per via della nebbia. Ma sta andando un pochino via, ma si vede, si intravede. La mancanza di video vuol dire solo una cosa: importantissimo calo glicemico. C'è una fame del porco, abbiamo praticamente già fatto 10 km in 2 ore. Miraggio! La terra promessa! Alessandro di Gevolve, pantaloncino corto del Combini, pagato 12 euro, che veste in modo alquanto bizzarro dato che è unisex. Che gambette fresh. Siamo nel futuro. Prima di tutto vi faccio vedere questa vista pesissima. Noi venivamo da quella zona là e abbiamo fatto così. Adesso siamo qua sopra. Dove ci troviamo? In un luogo abbastanza bizzarro. Cioè, il nostro piano era quello di fare altri 5 km oggi pomeriggio, però il posto tenda che avevamo trovato non ci soddisfava. Come cerchiamo i posti tenda con Google Maps, Mappy, un po' di strumenti vari. Abbiamo trovato questo parchetto dove in realtà avevamo in programma di fermarci per un'oretta e mezza, fare un pisolino, un po' di relax, e su un'altura, una fatica del porco per salire. L'unica cosa è che è attorniato da un cimitero. Allora, questo qui di sotto è il cimitero, ma anche là sopra c'è qualcosa che sembra un cimitero. Però appunto, vedendo che questo parchetto è veramente premium, abbiamo deciso di fermarci qui e domani faremo un po' più di chilometri. Il parco si chiama Suigetsu Park, come uno dei personaggi di Naruto. Abbiamo tutta la vista sul lago Suwa, se non sbaglio, le Alpi giapponesi. E abbiamo anche i bagni chimici. Questa è l'insegna alquanto fatiscente. Ciao ciao sole. È stato divertente. Solare in allegria. Ma c'è anche la luna lassù. Ehi, ciao ciao luna. La luna è gioia che cade giù. Stiamo venendo assaltati dalle zanzare. Con
Smontaggio rapidissimo, stealth smontaggio. La vera domanda ora, oltre a come mi chiamo, da dove vengo, mi scappa la cacca. Ecco un sacivo che... Allora, abbiamo colazionato e adesso ci andiamo sullo stradone, ma a quanto pare siamo finiti dentro una gara di trail running da 90 km. Adesso abbiamo chiesto a due signore dove vanno e praticamente loro arrivano dove arriviamo noi dopodomani. Come vi dicevo ieri, ci siamo fermati un pochino prima, però queste erano le opzioni del posto tenda. Forse un po' troppo vicino alla strada. Però avevamo trovato questo boschetto qua. Sentiamo l'opinione di Gioia sul posto tenda che avevo trovato ieri. Allora, voto 4. Perché? Perché è vicino alla strada, vicino all'acqua che scorre, non mi fa sentire i rumori delle creature mistiche del bosco. Però c'era anche là sotto, più vicino all'acqua, più nascosto. Ah, ecco. Però avrebbe aumentato il grado di vicinanza all'acqua. E nel bosco? Eccoli qua, un paio di nostri amici trail runner. Adesso stringiamo le chiappe per questi 2 chilometri di asfalto merdoso e poi, cazzo rega, sto pezzo vince il premio peggior tratto di percorso di tutto il Nakasendo per ora. Ci hanno fatto un paio di peli a Gioia particolarmente non molto piacevoli. Fortunatamente per via di questa gara di orienteering penso e spero che ci facciano attraversare la strada insieme ai trail runner. Forse dobbiamo aspettare. Oyo gozaimasu. Forse dobbiamo aspettare il trail runner che abbiamo dietro. Però pazzesco. Siamo finalmente nel bosco. Inizia la salita seria adesso. Si molla Gioia? Si molla? Non sì! No, non si molla! Ah, che sendo! So we are here actually. Yes. It's on the top. Okay. A water pass. Water pass. Yes, that's right. So we are going down here from now on. Yeah. I'm a tail ender. So. Ah, you're the tail ender. Ah. La scopa in Italian, it's called scopa. Scopa. The broom. Oh, okay. Riga. Momento folle totale. Abbiamo visto le montagne innevate. Ho detto, ma chissà che montagne sono. Quello è il Monte Utsugi. Noi siamo passati dall'altra parte delle catene centrali delle Alpi Centrali e quello era il monte che pensavamo di attraversare, però c'era troppa neve. Noi settimana scorsa eravamo dietro quelle montagne, nella valle del Kisoji. È la prima volta, secondo me, dal Nakasendo che riusciamo a vedere effettivamente quanta strada abbiamo fatto. Ora faccio uno zoom per farvi vedere meglio. Monte Utsugi, 3000 e passa metri. Dietro c'è la valle del Kisoji. Questo invece che abbiamo appena salito, scalato, il Wada Pass, circa 1600 metri, il punto più alto di tutto il Nakasendo. Siamo in cima, ce l'abbiamo fatta. Vedi che ce le mangiamo le salite? Mangiati la salita. E ovviamente quando c'è un taglio brusconetto è perché abbiamo trovato un posto dove si può mangiare. E che cosa si può mangiare se non una sbrodolosa ciotolona di udon con i funghi e il miso e una ciotolona di udon con le verdure selvatiche. Classica architettura abbandonata giapponese. Che peso vedere... Ah, questo è destinato a crollare fra un pochino.
Stiamo per entrare nella parte più boscosa. Noi adesso ci dobbiamo dirigere verso Wadajuku. Shimo su Wadajuku non abbiamo assolutamente idea di dove fosse, di dove l'abbiamo incontrato. Se l'abbiamo incontrato, si parte. Allora gente, la situazione è veramente, veramente pazza. Come siamo finiti in un onsen e perché due inglesi ci stanno dando un passaggio? Soprattutto, come siamo finiti qui al camping? In pratica in onsen ieri sera, ieri pomeriggio, ho conosciuto due ragazzi inglesi, uno dei quali vive qui a Wada da 2 anni perché fa l'antropologo e sta facendo una ricerca fighissima e mi sono messo a fare un sacco di chiacchiere ed è finita che ci hanno accompagnato qua in campeggio. E quindi eccoci qua alle 6 del mattino con la nostra tenda smontata, pronti a partire per una nuova giornata, ma non senza una difficoltà, perché ci sia sempre una difficoltà. È il momento di partire. Avevano messo pioggia per domani, ma invece hanno messo pioggia per tutta la notte, visto la situazione della muffa. Il fatto che lo spot, non so come potremmo gestirlo con la pioggia, quello di questa notte. Abbiamo trovato una guest house, però dobbiamo fare una cospicua deviazione e soprattutto non è prenotabile tramite i nostri sporchi mezzi europei. È apparsa una signora, stava uscendo col furgoncino tipo da una casa così, ci ha guardati, ha tirato fuori al finestrino 2 palline con ripieni di fagioli rossi e ce le ha date, così, random. Siamo stati dopo, praticamente la signora si è fermata da un'amica e ci ha invitato in casa sua, ci hanno nutrito forzatamente 1 quintale di verdurine che hanno raccolto nel bosco. E adesso vedremo i video di gioia che mi ha passato, perché ero stunnato, cercavo di... ho usato il 110% del mio intelletto quotidiano per riuscire a capire cosa ci dicevano. E Gioia deve fare la pipì. Italia menzionata. Italia menzionata, andiamo a vedere se nelle birre c'è l'Italia menzionata. Oh, cosa abbiamo qui? Tenuta San Marco, cantina di vinicolo del Salento. Dai, quanto le faremo pagare? 50 euro a bottiglia qua probabilmente. Italia menzionata. Italia menzionata, pizzeria Il Nakanoya. Ah, c'è anche una ragazza che lavora. Oggi video tutto così, non appoggerò mai il telefono e abbiamo salutato la tipa che stava pulendo la vetrina dicendole buongiorno e lei, ah! Li ho fregati, avevo detto che non avrei mai messo giù il telefono, fregati. Inaspettato questo momento, eh? Bob, sei una zanzara sul Nakasendo. Abbiamo un pezzo di stradone, poi siamo arrivati al passo e questo passo è fatto, un piccolo passo e un grande passo per Gioia soprattutto.
giapponesi e macchine abbandonate nel bosco. Prova a nominare un duo più iconico. No, ma raga, seriamente, comunque, cioè, i giapponesi hanno veramente un problema con l'abbandono delle macchine nella foresta. O è cresciuta la foresta attorno alle macchine, e penso sia un'opzione possibile, altrimenti non me la so spiegare. Sta iniziando a piovere. Guarda le stampe che non abbiamo più cacato minimamente del Nakasendo. Era da un po' che non vedevamo un Lawson. E infatti il Lawson è chiuso. Gioia, ci sarà da sedersi? E quel Comeri là che cos'è? È tipo il Technomat. È il Technomat giapponese. Vaffanculo il 7-Eleven. Siamo venuti nel antistante giga centro commerciale Suriya, non so, Tateshina Shopping Center, qualcosa di questo tipo. E adesso ci compriamo pranzo e cena per questa sera da fare in guest house. Poi questa sera in guest house vi spiego come sono riuscito a prenotarla, se tutto andrà a buon fine. Piccola spesa direi che abbiamo fatto: patatine e banane, un insieme di miso istantaneo, colazio, merenda, cena e merenda. Siamo finiti su un altopiano, è due ore che saliamo, non c'è fine alla salita, basta! E a quello che mi ha commentato, ti lamenti e basta, io ti dico, vaffanculo, faccio quel cazzo che mi pare! Ah. Giornata di una stranezza unica. Hai notato, Gioia, come cambio quando inizio i video, mi viene la voce da video? Sì. Fai l'imitazione della mia voce da video. Una matata, ragazzi! Però appunto siamo finiti su questo specie di altopiano, collina lunghissima, sto facendo cadere Gioia, con una vista pazzesca. Check-in alle 5, sono le 16:54. Dobbiamo correre, dobbiamo arrivare là. Ci manca pochissimo, no, 900 metri siamo arrivati. Momento della verità, siamo arrivati, la casa è questa. Speriamo che la mia prenotazione su Rakuten Travel sia andata a buon fine e di non aver preso l'inculino finale. Io spero vivamente, cioè, se abbiamo preso l'inculino, sì, si prende il treno. Siamo dentro. Questa è la nostra stanzetta. Di sopra c'è la signora, posto per un altro letto. Siamo stanchi. E subito all'inizio sembrava che... Ma devi fare sempre i racconti mentre inquadri me. Cambiamo sta cosa. Sembrava che non ci fossero dei problemi. In realtà tutto ok. Abbiamo speso circa 18 euro a testa. Sì. Forse un po' di più. 300 yen, 19,80. No, andiamo via, passo. La serata si sta sviluppando così. Cucina di montagna giapponese. Riso, la tua pizza? Cioè? Com'è? Non è buona? Poi inari sushi. Che questo è riso avvolto in del tofu fritto. E crocchette di patate insalata. Slurpete. E mentre già mangio una pizza piegata al microonde. Noi guardiamo come i giapponesi fanno la pizza. Quelli sono gamberetti fritti. Vabbè, dai, diciamo che è una bambina di 4 anni che lo sta facendo, quindi le perdoniamo il fatto che sta mettendo una salsiccia di Hello Kitty nel mezzo della pizza. Pizzaio da 30 litri, ma usate una pizzaio da 50. Che vabbè, buongiorno. Raga, sembra di stare in un misto di Galizia e Inghilterra. Poi c'è un'aria prelibata, ma questa pioggia mi fa venire voglia di buttarmi di testa dalla finestra. Ciao ciao stanzetta, ciao ciao, ci vediamo un'altra volta che faremo il Nakasendo, forse mai più. sinistra, no, questa mi sa che è la pioggia più forte che abbiamo beccato fino adesso. Fino a far di voi degli uomini sempre pronti a tutto. E poi c'è la pista ciclabile, quindi adesso siamo un po' messi meglio.
uscito il sole, no, adesso che lo dico sta andando via, no, di nuovo. Esistono ancora i cartelli del Nakasendo e boh, sinceramente non si capisce. Cosa? Abbiamo incontrato Paul dall'Alabama, che vive negli Stati Uniti, in Giappone da un casino di tempo. Living in Japan and heading opposite direction of these guys. It was nice to chat together. Thank you very much. Siamo finiti nel 7-Eleven dei 7-Eleven. Cioè è immenso questo 7-Eleven, è letteralmente gigantesco, il doppio di tutti quelli che abbiamo visto. Adesso pranzetto, un po' tardi perché sono le 3. Devi parte con lo zaino. Il quinto un po' più pesante di proprio. Cosa di particolare, caro Izawa? E sembra che questo posto sia un luogo, casa vacanze invernali, perché appunto c'è il resort ski invernale qua vicino. Per cui tosto, siamo finiti in un posto strano, a quanto pare. Dopo che questa botta di adrenalina mi spengo. Questo posto sta diventando sempre più strano. E adesso scopriamo se incontriamo in questo fishing camping il pesce padulo. Ma secondo me sono questi i facility del campo. Un po' rustico. Entriamo a scoprire il nostro destino. Oppa! Com'è? Samui desu ne? Oh! Mio god! Eh? Ah! Qui c'è gioia, qui c'è la nostra sturbo zuppa di miso, ben 3 sacchetti di zuppa di miso, melanzana, tofu e cipolline. Qua c'è il nostro hamburgerino, qui c'è il nostro appartamento. Buongiorno camminatori, torniamo a usare la Sony dopo una notte, devo dire, piacevole. Salutiamo questo bellissimo camping e iniziamo subito la giornata con una deviazione. Però il fatto che, se vi ricordate, ieri abbiamo incontrato Paul, questo signore americano, che ci ha fatto vedere delle foto dei video del sentiero di montagna che sinceramente non ci hanno molto convinto. Salutiamo la prefettura di Nagano ed entriamo nella prefettura. Inquadratura fa, dicevo che abbiamo incontrato Paul, questo praticamente ci ha fatto vedere video di sanguisughe nei piedi, sentiero non mantenuto, discesa della Madonna, pesissima, quindi abbiamo deciso di saltare quella parte lì di sentiero e di fare la vecchia strada, highway, non so cosa, che a un certo punto si trasforma in un'incredibile ex ferrovia con le gallerie abbandonate, infestate dai fantasmi giapponesi. Gioia, sei pronta alle gallerie infestate? Sì. Preferisci le gallerie infestate o il bosco? Le gallerie infestate. Preferiresti incontrare uno yokai o un orso? Yokai. Raga, il nostro primo incontro con gli inoshishi. Non so se li vedete. Eccoli. I nostri primi inoshishi giapponesi. Che patati, non gliene frega assolutamente un cazzo del fatto che stiamo parlando. Forse ci hanno sentito. Sì. Eccoli! Belloni!
piace il mio cappello? Il mio stile è fantastico. Non so se vi è mai capitato di leggere manga, guardare anime, ma nell'iconografia, diciamo nel mainstream media giapponese, questi tunnel abbandonati sono sempre la casa di spettri e spiriti malvagi, come anche in Dandadan, il manga che è uscito recentemente. Abbiamo appena sentito una risata. Aiuto! Abbiamo sentito le risate dell'altra gente, però che paura, proprio appena abbiamo finito di fare il video. Felicissimo di essermi balzato quel pezzo schifoso nel bosco, mentre invece ci siamo visti una roba pazzesca, ponti, tunnel, e robe antiche. Allora, l'entrata del camping non è chiarissima, lo stiamo cercando, la onsen è aperta e sembra stupenda. Abbiamo campeggiato la nostra campeggiante tenda muffosa. Allora, qui abbiamo una cosa bellissima. Sono io? Sì, sei tu, Gioia. No, sono io quella cresta lì delle montagne. Incredibile. Pazzesca. Sto scherzando, Gioia. Ma questa cosa è ancora più pazzesco? Cosa? L'onsen che ci andiamo a fare. Raga, non potete capire. Onsen, aspettate che adesso mi giro. Cioè, questa non è un onsen. Questo è un centro commerciale. Questo posto è pazzesco. Non lo so, è tipo una super onsen. Raga, una scimmia seminari. Oddio. È gigante. Disegnini. E poi ci sono le montagne e le scimmiette che hai ripreso Gioia poco fa. Che spero che non ci abbiano inculato il cibo. Sito ieri sera è stata che poi abbiamo buttato via tutto il cibo che aveva toccato la scimmietta e mi è venuta sinceramente un po' troppa paranoia per il fatto che la saliva della scimmietta potesse trasmettere le malattie e quindi sono stato veramente un po' troppo paranoico, mi è preso anche un pochino male, devo dire la verità, non è stato il top. Vabbè, quindi adesso non abbiamo cibo e andiamo al primo combini per 5 km, facciamo il restock. Nakasendo! Nakasendo! Old Nakasendo! Nakasendo! Una senza colazione! Uppa, sorpresa! Vi ho presi! E siamo quasi arrivati al combine. Stiamo facendo questa piccola deviazione. È andato leggermente, però possiamo assorbire un po' di natura. Un po' di Toyama. Gioia imperterrita di fronte a questa salita che io le ho procurato volendo fare la deviazione. Raga, pesissimo, perché questi alberi, queste tuie, è una tuia? No, non è una tuia, vabbè. Queste conifere, di cui non riconosco le fattezze perché sono fritto come un pinolo, probabilmente erano qui quando il Nakasendo veniva percorso quotidianamente dalle persone, più di 200 anni fa. Porca paletta! Asama, il vulcano che abbiamo passato ieri. Siamo dentro l'hotel, da fuori sembra fatiscente. 36 e 35. Sono rimasto chiuso dentro.
Sono rimasto chiuso dentro. Mi hanno portato di sotto, scusa. Com'è? Spacca! No, diciamo che nei borghi sicuramente la polizia non è il massimo. Abbiamo anche la vista delle montagne. Ma bellissima! Non c'è un monastero. Aspetta. Buongiorno. 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 Avete che raga, buongiorno. Questa mattina abbiamo rovesciato. Oh, che paura. È l'ora della colazione. Ahorita la colazione è inversamente proporzionale alla pulizia del materasso. Però ci partiamo un po' tardi. Sarà tosta. Io non ho mai fatto più di 30 km. Ma non è vero, sul cammino di Santiago buongiorno quanti ne hai fatti? 31, 30 e mezzo. Schiena mi fa male, le ginocchia mi fanno male, i piedi mi fanno male. Non ne posso più, voglio prendere sto zaino e lanciarlo. Sì, non ci sono i... Ho avuto uno svarione. Devo svenire? No, cioè mi è iniziato a girare la testa a peso. No, però mi è venuto dopo che ci siamo fermati al Combini. Ti ricordi che ti ho detto, ah, mi gira un po' la testa? Non avevo mai avuto problemi di svenimento neanche con un caldi eccezionale. La situazione è che ho avuto un paio di svarioni notevoli. Non so, non capisco come mai. Non ha detto macchina di Santa Rosa. Viterbo. A Viterbo fanno una roba simile, dove portano una Madonna alta 30-20 metri, 10-15 metri, non lo so, in spalla. What? Ed ora la mia attività preferita, ovvero far portare a Gioia 2 litri di acqua in mano. No, ci diamo il cambio, ci diamo il cambio. Ovvero camminare al tramonto. Che non so perché mi piaccia così tanto, se so chiaramente il posto tenda dove andare a dormire. A Gioia piace molto meno. Sono un po' stanco. E allora, siamo arrivati al parchetto, ricordo di Gioia. Yeah. Unico problema è, cazzo, è il parchetto più frequentato del Giappone. Abbiamo già incontrato almeno 10-12 persone che stanno camminando, anche perché a tutti gli effetti sono le 19:30, quindi adesso. Più che altro sembra anche un parco molto dog friendly, quindi... Passiamo col cane. Anda solo in un fermo. Antes no había. E ci ha dato uno strappo, siamo saltati 1,8 km, il signore assurdo peruviano. Muchas gracias! Raga, illegale. L'unica cosa che mi sta un po' sul cazzo è che non abbiamo ancora cenato e sono le 8:30. Ma... Andiamo a fare la spawn. Assolutamente sì, però dopo la cena. Buonanotte gente, oh, madonna, sono dilaniato. A domani. Raga, il mondo esterno è troppo brillante. In che universo parallelo c'è già questa luce? Alle 6:15. Allora, buongiorno. Che schifo. Il piano oggi è quello di... Facciamo... Che piano abbiamo oggi? Non lo sappiamo. Una parte di noi dice sì, facciamo 40 km oggi, 40 km domani, arriviamo a Tokyo. L'altra parte, quella più conscia del fatto che siamo distrutti, dice camping dopo 30? Siamo solo 69 km da Tokyo. Quanto sei distrutta da 1 a 10? Da 1 a 10 livello sbocchino. Sto caldo ci sta dilaniando.
sta adesso, però per fortuna saliamo sulla pista ciclabile. Abbiamo deviato sostanzialmente dal percorso regionale del Nakasendo, perché è tutto sullo stradone, quindi adesso saliamo sulla pista ciclabile al lato del fiume. Speriamo che la vista della natura ci dia un po' di energia e soprattutto riuscire a catturare un po' più di aria. Bisogno dell'ombrello come la signora. Dai, giovedì. Ah, arigato cosai. Bye bye. Bye bye. Arigato cosai, ma. Arakawa Panorama Park. Ah, aspetta. Da qua si doveva vedere il Monte Fuji. Sta cippa di Monte Fuji. Cioè, da qui si doveva vedere il Monte Fuji. Bello. Perché questo è il Panorama Park. Io volevo fermarmi qui. No. Io voglio oggi l'onsen. Noi arriviamo là, no, io voglio non me l'onsen. Ne frega niente, a costo di aprire con il cacciavite l'onsen, la porta dell'onsen, ci no. Facciamo un bagno caldo, poi andiamo in pizzeria e parliamo solo italiano, non me ne frega niente, io entro, voglio dire, adesso mi fai una margherita, e lui fa nani e gli dirò una margherita, per favore. Per quanti minuti Gioia riuscirà? Ah, secondi, scusa. Sì. Stavo, ero troppo ottimista. No, però ho il mio potere. Cioè? Ho tipo la pozione di Fortnite, quella che quando sei lì lì che stai per morire ti salva. Qual è? Ciupa ciupa. Stai bene sempre, così sembri una... No, così. Così sembri una camionista giapponese. L'unica cosa possibile da fare è camminare per l'onsen. Perché il check-in dovrebbe essere passato un'ora fa, 50 minuti fa. Andiamo a vedere se c'è qualcuno, c'è una reception, c'è a quanto pare tutto occupato e niente, quindi ci siamo fatti tutti questi chilometri per niente. Ok raga, missione compiuta, quella santa di gioia, dopo aver mandato dei cancheri rotanti al tipo della reception. È venuta qui al ristorante italiano antistante dove avevamo comunque in programma di venire a mangiare e ci hanno detto che qui di fianco c'è un parchetto che stavo guardando anch'io e ci hanno detto mettetevi lì, non vi preoccupate. Sì, ma ci hanno detto anche di metterci là se volevamo. Ah beh, quello è bello. E vabbè, quindi siamo pronti a sborsare 12 euro per una pizza? Allora, la cosa più pazza del mangiare, cioè l'unica volta che mangiamo in un ristorante italiano è che dobbiamo tradurre i nomi in katakana, perché comunque, cioè raga, che sbatta, adesso vi faccio vedere il menù. Poi abbiamo ma di na da, bene. Poi abbiamo mi, no me, da, m, sha, ne, roba, troppo lungo, ti cazzo. No, questo forse è ninniku, mi sa che vuoi vedere questo di menù? Raga, si capisce assolutamente una cippa lippa. Acqua con limone. Tipica italiana. Come a casa. Perché c'è una zucca? Perché siamo ad Halloween. Allora, è maggio. Come rendere felice Gioia. E il momento della recensione della pizza. Questa pizza è un solidissimo 8. Questo perché la salsa è buona, l'impasto è buono e le melanzane sono gratinate col pan grattato, unte, bisunte, fritte, rifritte, quindi buonissimo. E è una solida pizza, è una buona pizza. Questo è il nostro spot tenda. Era perché
Sono le 5 ed è già pieno di anziani che vanno a camminare. Pare una pianta dimenticata ormai in Italia, molto rara, ovvero le more dei gelsi. Va bene il campeggio schifoso bastardo ieri sera, va bene che ho dormito 4 ore e mezza perché ero in paranoia che la gente venisse a romperci i maroni nel parchetto, ma sono immensamente grato di essere nel verde in questo momento e di non essere sullo stradone. Grazie, grazie, grazie. Ci ha regalato le monete! Arigato gozaimashita! Kiatsukete! Arigato gozaimashita! Si vede che forse ci ha visto lì al combini e ci ha preso le barrette. Gente, bellissime le inquadrature cinematiche, il video cinematico, ma adesso andiamo a dormire in un internet caffè. Comunque questo è praticamente un internet caffè con stanze private, con il computer, tipo un lettino, sono dei micro loculi dove normalmente la gente ci va a fare le ricerche su internet. Non si può inquadrare. Oh! Sotto matte quella, sai. Questo? Allora, questa è la stanzina loft. Che merda, cioè. E però loft, ma dov'è il tatame? Cioè, dove si dorme? Qua, c'è il materasso. Ah, oh mio, non ho un po' di paura a toccarlo, sinceramente. E poi invece la mia stanzetta è una all flat, mentre invece questo è il gigacoso di Gioia. Merda, c'è le torri di DVD. Qua ce lo guardiamo di là la roba, qui lasciamo le cose. Avrei mai immaginato che avrebbe preso questa piega e questo nakasendo. Non vi posso far vedere niente, letteralmente niente, forse soltanto il riso al curry che ci mangeremo adesso, ma il resto del piano di sotto è off limits. Questa è la mia stanza, la stanza era prima quella di Gioia, però abbiamo la stessa stanza. E che cazzo di posto, che posto dove passare la notte per la nostra ultima notte nel Nakasendo. E ci vediamo domani, che arriviamo a Tokyo. E dal parcheggio di un combini antistante la nostra stanza, la nostra assolutamente non porno stanza, è ora di andare a Tokyo. Comunque qui sopra passa lo Shinkansen che abbiamo iniziato a vedere a Kyoto 26 giorni fa. 26 giorni fa siamo partiti, oggi arriviamo a Tokyo! Ultimo momento in cui possiamo vedere del verde, della natura. Entriamo ufficialmente nella conurbazione di Tokyo. Andiamo! Non sarà molto emozionante questo arrivo. Perché dici che non sarà emozionante? Per non prendere strada. Ti gaso a 100 metri dall'arrivo. A 10. A 10 metri dall'arrivo sprint, ti gaso. L'ultimo sprint finale lo facciamo correndo.
gravissimo momento di difficoltà. Pressione sottoterra, energie terminate. Siamo dovuti giungere al punto di succhiare un po' di salsa di soia. Sono gli ultimi 10 km, Gioia. Non puoi mollare, l'unica cosa possibile da fare è camminare. Che dobbiamo fare la parte in cui facciamo non ne posso più. No, raga, fatica del porco! Cosa manca qua? Un chilometro! Raga, gli ultimi metri. Eccolo, eccolo il ponte. No, non è vero. È questa? È questa? È il chilometro zero delle strade del Giappone. Siamo arrivati a Tokyo. Aiuto. Ce l'abbiamo fatta. Che bello. Mi sono dimenticata come funzionano le mie mani. Bello. Sono sicuri che è questo. Immagini che non è questo. Lo tocchiamo col dito? Dici che c'è un superpotere? Vai. Girati, Gioia. Dobbiamo mangiare, infatti ho notato che c'è dentro.